Diamo il benvenuto a Sergio Prete, che è il presidente dell'autorità di sistema portuale del Marionio. Buonasera. Siamo alla conclusione della Convention Alice a Manduria, la tenuta agli Reni per la logistica sostenibile e la semplificazione normativa a tutela del Made in Italy. Ora, voi come autorità di sistema portuale avete una forte connessione con tutto il resto del territorio, con i porti, gli interporti, con l'intermodalità. E che cosa vi proponete per il futuro per incrementare questa liaison? Ma guardi, intanto appunto cerchiamo di esercitare al meglio la nostra funzione e la funzione attualizzata, che è quella proprio di rappresentare lo snodo principale dell'intera filiera logistica. Quindi uno dei ruoli principali che oggi hanno le autorità di sistema è quello proprio di creare queste connessioni con l'intera filiera logistica per consentire alle imprese di poter valorizzare l'import-export e quindi incrementare i traffici e abbattere anche i costi. A tutto questo va aggiunto anche una nuova funzione sempre più spinta, che è quella appunto della sostenibilità ambientale. Un nuovo compito che è stato assegnato dalla riforma alle autorità di sistema è quello della redazione di un documento di sviluppo energetico ed ambientale, che rappresenta anche la linea di sviluppo tendente appunto a far sì che l'incremento auspicato dei traffici e la realizzazione di nuove infrastrutture sia comunque in linea con lo sviluppo e la sostenibilità ambientale. Ecco, sì, le nuove infrastrutture sono essenziali, no? Perché una volta che le merci arrivano con le navi, le famose autostrade del mare in porto, poi deve esserci tutto un sistema logistico per portarle nel territorio, quindi favorire i trasporti dell'Interland. E quindi voi come vi trovate nella vostra zona? A che punto siete con questi rinnovamenti delle infrastrutture? Ma guardi, il porto di Taranto è stato interessato negli ultimi anni e lo è tuttora da un grandissimo piano di adeguamento infrastrutturale, innanzitutto portuale, quindi stiamo realizzando nuove banchine, nuovi piazzali e stiamo ammodernando quelli già esistenti, ma sono in corso anche dei lavori importanti, ad esempio da parte di RFI, per il potenziamento dei raccordi ferroviari che consentiranno appunto al porto di Taranto di essere un porto assolutamente intermodale, potendo contare su tutte le tipologie di traffico, quindi non solo quello via mare ma anche quello via gomma e quello via ferro, non dimenticando il fatto che vicino a Taranto esiste un aeroporto come quello di Grottaglie, che è un aeroporto cargo e che quindi completa un'offerta che può essere assolutamente strategica in prospettiva. Quindi lei pensa che riusciremo a vincere questa sfida della decarbonizzazione del pianeta in assoluto, ma principalmente, diciamo, più da vicino per il 2020, della riduzione delle emissioni di CO2 grazie all'intermodalità? Ma guardi, sicuramente l'intermodalità contribuirà notevolmente a questo. È chiaro che vanno applicati gli stessi criteri e la stessa ricerca anche alle produzioni e ad altro, e da questo punto di vista, per esempio, mi piace ricordare il fatto che in questi giorni noi stiamo lanciando il primo centro di innovazione, il nostro Future Port Innovation Hub, che è appunto un centro per la crescita di start-up in materia portuale, che hanno anche una direttrice di sviluppo prevalente anche sulla parte energetica ed ambientale. Va bene, allora siete dei pionieri, siete benissimo inseriti in Alice per un futuro tutto green. Ma cercheremo, appunto, stiamo cercando di fare dei grandi passi dal punto di vista infrastrutturale, dei servizi e della proposta. Confidiamo di poter cooperare sempre più con il mondo imprenditoriale e anche con associazioni come Alice, andando appunto incontro alle esigenze delle imprese, che poi sono quelle che muovono i traffici. Grazie Presidente.